Tra l'altro mente perché è abbastanza banale guardando i dati della Ragioneria Generale, finché Carlo parlava sono andati aprirne, i valori nominali crescono, quindi non è tagliato assolutamente niente. Questa cosa fa un po' impressione, perché se vi ricordate, adesso ve lo ricordate, io non sapevo chi fu, cioè sapevo chi era Mario Baldassare, così di nome, non l'ho mai conosciuto. Lo feci amicizia 7 anni fa, una roba del genere. Quando si arrabbiò molto e correttamente, mise in evidenza questa abitudine tremenda, al tempo c'era Tremonti, a 20 settembre, di inventare i tagli di spesa abbassando il tendenziale. Quindi se il taglio di spesa non c'era, c'era un aumento di spesa, solo che era, siccome era minore di quella annunciata, c'era proprio roba da caspa, no? Quando vale il tappeto? 1500. Alla fine te lo vende 150, che è comunque 10 volte quello che Scusa, l'ha è una pagato. cosa delle clausole di salvaguardia, che dicono che la tassazione si Sì, ridurrà perché aumenta di meno del esatto. previsto, cioè sono queste E questo, tra l'altro, è una delle cose, se permettete, che dà un po' la misura, secondo me, della gravità della situazione. Perché siamo ormai, e qui il ruolo dei media mi dispiace, l'Italia sta diventando. Io non me ne ero reso conto fino a 5-6 anni fa, quando ho cominciato a tornare a partecipare ai dibattiti e a parlare con giornalisti, eccetera. Non me ne ero reso conto di quanto rilevante sia. Cioè l'incapacità e l'ignoranza totale o il servilismo di 95%, così c'è un 5% che lascio fuori e sono quelli bravi, dei giornalisti italiani di ogni livello di fare anche solo un minimo di fact-checking con l'esponente politico, quando l'esponente politico platealmente mente. È fattore chiave perché l'Italia è ancora un paese in cui al di là della crescita di internet, social, eccetera, la stragrande maggioranza delle persone che votano, specialmente quelle di età maggiore dei 40, si informa ancora attraverso la televisione e qualche giornale. E quindi il fatto che in queste trasmissioni televisive in realtà molto ascoltate, alla fine quando le somme ce ne sono tantissime, ma passino questi pseudo fatti che sono in realtà delle menzogne, è un problema drammatico per chi ha in mente di risolvere il problema. I numeri sono lì, tra l'altro ho notato, non lo so, guarda caso, alla faccia, io non ho una particolare passione per le regioni, ma visto che va di moda in certi ambienti, le regioni sono la vera fonte della spesa, gli unici tagli di spesa avvenuti negli ultimi 3 anni sono a livello di enti locali. L'amministrazione centrale ha aumentato la spesa, l'ha aumentata sostanzialmente, mentre lo stesso non è vero dalla locale. Dopodiché questo dipende molto, certo, dai trasferimenti, dai mandati, dai ruoli che vengono dati, però va messo in prospettiva. Quindi proverei, inviterei di provare a ragionare. Per me il tema è ancora quello che mi sono posto da dire, da dove fai leva in questo paese? Per costruire, perché bisogna costruirlo, un qualcosa, se fossi ancora in sinistra userei il termine gramsciano, un blocco sociale, ok? Però la nozione è giusta, al di là delle allusioni che poteva avere alla rivoluzione socialista, un blocco sociale capace di riconoscere quello che Luigi con rabbia manifestava, e cioè che questa struttura della spesa e della tassazione ti impedirà di crescere per sempre, che quindi o cambi quella facendo del danno a qualcuno, o il meccanismo di far danno a tutti continuerà per sempre. A mio avviso è qui. Cioè, credo che in molti paesi c'è questo problema. Per carità, c'è negli Stati Uniti, ci sono aspetti della riforma fiscale di Trump che sono ovviamente tesi a favorire alcuni gruppi e a sfavorire altri, ma che la contrapposizione di interessi fra gruppi sociali sia così profondamente radicata come in Italia, così quasi totale, direi, attorno al bilancio pubblico, io non lo vedo, forse è mia ignoranza, ma non riesco a vedere un altro paese in cui tra chi sia questo paga livello tasse qua. e chi vive le tasse. Sì, tra chi paga le tasse e chi vive di tasse, di fatto. Perché dovresti, in media, pensi che in mezzo tra il fatto che io pago le tasse e l'altro vive di tasse perché vivendo di tasse mi fornisce un servizio utile, e invece questo servizio utile sta evaporando sempre di più. Certo, ce ne sono ancora, per carità, però sta evaporando e quindi casca. Solo una nota tecnica, se volete lasciare le vostre email, lasciate dei fogli qua all'esterno, Restando nel un banchetto, tema, così visto che per essere informati per
prossime iniziative, ma anche per entrare nelle liste che citavo prima con Cottarelli. No, dicevo, restando in tema, visto che non se ne è parlato, però ne parla nel libro Cottarelli, ma è un tema che forse sono abbastanza conosciuto, forse uno dei settori in cui, non so se è un caso che sia gestita dalle regioni la spesa, in cui tutto sommato nei confronti del nazionale ce la capiamo bene, quello della sanità, sia diciamo come, o no, o sbaglio? No, la sanità... La sanità è stata soggetta, rispetto al PIL, a dei tagli abbastanza significativi negli ultimi anni. Noi adesso abbiamo una spesa sanitaria che rispetto al PIL è parecchio più bassa che in Germania, Francia, come deve essere purtroppo, perché abbiamo un debito pubblico elevato e dobbiamo pagare più interessi sul debito, quindi il nostro vincolo di bilancio è più stretto. In parte è stato fatto, questi risparmi sono stati fatti in modo mirato. Una cosa che è stata fatta negli ultimi anni, l'avevo fatta cominciare io nel 2014, la riforma degli acquisti della pubblica amministrazione, adesso non è più vero che la siringa costa uguale in tutta Italia. Questo ormai è un dato di fatto, questo facendo risparmiamo un po' di soldi. Parecchie cose di questo genere hanno riguardato gli acquisti della sanità. Non credo che ci sia tantissimo ancora da risparmiare, però se si introducessero davvero a pieno i costi standard in sanità, ci sarebbero, cosa vuol dire costi standard? Se effettivamente si dicesse una certa regione deve spendere, dopo aver aggiustato per il numero delle persone che stanno in una certa regione e la struttura demografica, quanti anziani ci sono, se tutte le regioni spendessero come le tre migliori, allora effettivamente ci sarebbero ulteriori risparmi. Magari ci vuole ancora del tempo per arrivare a quel punto, per pagare una parte di soldi vanno reinvestiti per dare servizi migliori, però si dovrebbe fare anche questo. Abbiamo ancora un certo livello di spreco. Alcuni esempi sono semplici da fare, alcune prestazioni mediche non sono erogate nello stesso modo in tutta Italia. I parti cesarei sono molto molto più elevati in tutte le regioni del sud che del nord e costano molto di più i parti cesarei. Se non mi ricordo esattamente, ma sono citati nel libro e li ho anche aggiornati di recente, le organizzazioni internazionali dicono che la percentuale di parti cesarei dovrebbe essere intorno al 15%. Tutte le regioni del sud Italia sono superiori nel rapporto di parti cesarei in totale al 20%, ma di parecchio. Il nord no, il nord non è così. Questo è un esempio, lo stesso vale per le tonsille. Ci sono tante operazioni che vengono fatte inutilmente spendendo soldi, quindi c'è ancora da risparmiare, però il settore sanitario è uno. E perché ha pagato di più negli ultimi anni? Ha pagato di più negli ultimi anni perché si è cercato di far pagare alle regioni le scelte che il governo centrale non voleva fare. Il governo centrale negli ultimi anni, fino al 2014 era diverso, fino al 2014, se si guarda il 2012-13, le spese per centrali erano cresciute meno delle spese locali. I comuni fino al 2014 in particolare erano stati in qualche modo risparmiati, non completamente, ma non avevano avuto tagli enormi. Successivamente è successo il contrario, si è tagliata di più la spesa locale e regionale, la spesa delle regioni al netto della sanità in termini di euro dal 2014 in poi, no, dal 2010 in poi, si è ridotta tipo del 20-30% in termini di euro. Lo stesso per le province, i comuni un po' meno, si sono ridotti. La spesa centrale negli ultimi anni però ha cominciato a crescere. Si è ridotta per tutte, cioè senza discutere, ecco, quelle esperienze. Esatto, e lì si arriva appunto ai tagli lineari. I tagli non sono stati lineari nel senso che si è deciso magari di tagliare più le regioni che i comuni, però all'interno delle regioni il taglio è stato lineare, senza andare a distinguere quelle che già avevano spazio e quelle che non avevano spazio. E non è che quando io ero lì c'era stata l'intenzione di farlo in maniera non lineare.
nel 2014, addirittura se guardate la legislazione, la prima versione, prima che ci fossero state poi le revisioni fatte in Parlamento, lì c'era l'idea che si andava a tagliare di più quelli che per esempio compravano le regioni che non applicavano gli acquisti in via aggregata, cose di questo genere. Però poi alla fine, soprattutto negli anni successivi, ha detto questo è troppo complicato, lasciamo perdere. E quindi si è ritornati ai tagli lineari. Mi piacerebbe conoscere la valutazione su due strumenti di governo della spesa che sono gli unici, mi pare, che sono stati introdotti come novità negli ultimi anni e che sono l'ANAC, l'autorità anticorruzione, con i poteri diciamo, molto abbondanti che gli sono stati dati rispetto alla stretta finalità istitutiva. E poi anche con tutti questi poteri di controllo preventivo che ha avuto ripercussioni non irrilevanti sul sistema delle imprese. E poi su Consip per l'obbligo degli acquisti accentrati. Insomma, è servito a qualcosa, sono servite a qualcosa queste due innovazioni? È qualcosa da cui si può partire per potenziare o no? Allora, Consip, l'ho già accennato prima, la centralizzazione degli acquisti, molti si lamentano, secondo me è una cosa giusta da fare, si sta facendo, sta dando dei risparmi. Poi ovviamente si scoprono scandali anche perché se io devo controllare 30 centrali d'acquisto magari trovo qualcosa, se io devo controllare 30.000 centrali d'acquisto diventa molto più difficile anche fare un controllo di quello che succede. Quindi lì la strada che non è tracciata, iniziata con il decreto legge 66 del 2014, centralizzazione degli acquisti, bisogna andare avanti perché gli acquisti sono più centralizzati in tutto il mondo. Poi saranno aggiustamenti da fare, l'approccio è quello giusto. Sull'anticorruzione, io mi do rispetto per Cantone, credo sia una bravissima persona, credo che l'ANAC stia facendo un buon lavoro. È inevitabile che cercando, lì la strategia è quella di rafforzare la prevenzione, con l'ANAC, con le varie leggi che sono state introdotte, con il nuovo codice appalti, la legge Severino e così via. Effettivamente non c'era una cultura, gli strumenti per alimentare una cultura dell'anticorruzione in Italia erano pochi, adesso cioè il fatto che se ne parla molto di più, ogni ente deve avere la sua giornata anticorruzione, io ho partecipato di recente alla giornata anticorruzione dell'Università di Siena. Questo credo sia utile nell'alimentare una cultura di anticorruzione. Purtroppo quando questo succede c'è un costo da pagare in termini anche di maggiore burocrazia. Sabino Cassese dice che il nuovo codice appalti contiene la parola ANAC 95 volte. E lì si è creato un dibattito tra Cantone e Sabino Cassese, Cantone dice ma no ci stai delegittimando. Insomma, io credo che lo sforzo anticorruzione debba continuare. Vada fatto non soltanto dal punto di vista della prevenzione, ma anche della repressione. Perché secondo me strumenti di repressione forti contro la corruzione aiutano anche in termini di prevenzione, perché segnalano che è un problema serio. Aiuta ad alimentare una cultura anticorruzione, avere strumenti di repressione forti. Poi ovviamente ci vuole sempre un consenso in tutto, insomma, e spesso in Italia le cose si aprono con poco consenso. Quindi non so se io credo che la direzione sia quella giusta, abbiamo ancora tanto da fare, siamo ancora indietro nel classifico internazionale, qualche miglioramento c'è, però siamo credenti di nuovo. Il capitolo 2 del mio prossimo libro parla di corruzione. Il capitolo 3 del tuo prossimo libro parli di quello, burocrazia era 4 di chi non paga non magna, nel senso che tutti gli elenchi che state facendo, la sanità, la corruzione, mi rendo conto che sia fuori moda eccetera eccetera, che sembri una litania inutile. Ma ragazzi, cioè, le differenze abissali, sono andato a controllare quello che menzionate dell'aborto, delle parti cesari, è drammatico infatti. Sono il 54% dei parti in Campania.
nella provincia di Bolzano sono 18, il rapporto è 1 a 3, 3 volte di più. La media mondiale, appunto, suggerita dall'Istituto Mondiale della Sanità è attorno tra 10 e 15, le medie degli altri paesi europei tutti sono sotto, addirittura anche a Bolzano. Quindi la tendenza, diciamo, l'intero paese è sopra al resto dell'Europa, il sud viaggia al di sopra del 45-50%. Ecco, queste cose, adesso al di là del parto cesareo che serve, le abbiamo viste, mi rendo conto che sia impopolare, ma di nuovo sarò diventato super cinico, io non ci credo alle soluzioni amministrative dei grandi problemi politici, non ci credo, nella stessa maniera che non ho mai creduto da 30 anni a sta parte, e infatti credo mi abbiano dato ragione, quando i colleghi italiani mi spiegavano che arrivava anche all'università la meritocrazia, perché facevamo le classifiche, perché c'erano le valutazioni, perché c'è questo, perché c'è quello, e con alcuni tuttora discuto che mi dicono no, se sei negativo, Lembur, abbiamo fatto il ranking delle riviste, i punti di qua e i punti di là, e io la mia tendenza è stata forse troppo cattiva addirittura di rifiutarmi di partecipare alle commissioni, nel senso che, perché? Perché è smokescreen, è nebbia, è fumo negli occhi. La responsabilità, la concorrenza, la meritocrazia, le costruisce solo il mercato. Mi dispiace, non le costruiscono le commissioni. E questo è un concetto di fondo, cioè Cantone e questa visione legalistico-amministrativistica, no? Che permea anche la parte buona della dirigenza pubblica italiana, sia a livello locale che nazionale, e non hanno proprio capito il punto. Non è che siano delle persone cattive o con cattive intenzioni, è che non hanno colto il punto. Non hanno capito che non è a botte di regolamenti, punizioni, commissioni, valutazioni, regolamenti che riduci gli sprechi. L'unica maniera in cui notoriamente riduci gli sprechi è facendo pagare gli sprechi. Non c'è altro vincolo che il vincolo di bilancio. Su questo è la battaglia culturale da fare. L'unico vincolo, l'unico incentivo è il vincolo di bilancio. Non voglio stare a citare grandi signori, ma è proprio banale, è un problema di informazione. Sistemi complessi, cioè lo sappiamo da Weber, giganteschi di paesi con 60 e passa milioni di abitanti, come quello italiano, la diffusione locale dell'informazione necessaria per poter centralmente il cantone di turno, chi tocchi? Riuscire a eliminare questi fenomeni sia di corruzione che di spreco, che di abuso, eccetera, eccetera, è una montagna di informazione ingestibile, capite? Cioè, è questo. L'Italia continua a vivere culturalmente, per quello me la prendo con il liceo classico, non per caso, con il programma di storia, in una visione burocratico-legalista del mondo in cui il funzionario, la legge e il regolamento crea la realtà. Non è così, non lo crea. La battaglia va fatta, occorre secondo me boicottare, letteralmente. La mia tendenza è boicottare questi palliativi. Dire no, non serve, mi rifiuto, non c'è. Il merito si fa solo col merito. Il merito si misura correndo. Corre più forte di me, sei più bravo. Il merito non lo decide una commissione, no, poi Green in realtà è arrivato secondo, però considerato che aveva il laccio della scarpa sinistra un po' storto, notoriamente a 61 anni ha un po' di, come si chiama, artrosi all'anca sinistra, in realtà lo dovremmo classificare primo, ma cosa? Se era secondo, fine, e ha vinto quell'altro. Non sto scherzando, è una questione di riforma, vanno boicottate queste visioni burocratiche della meritocrazia, cosa? E questo ovviamente l'ho tirato fuori praticamente la questione federale e va rilanciata in una maniera, è radicale a mio avviso, non c'è soluzione. Ed è inutile che venga spacciato come razzismo, il bubone del meridione d'Italia, che non solo è la fonte del debito, ma fonte dell'inefficienza e della non crescita, può essere affrontato solo facendo, operando perché i concittadini che vivono in regioni del sud affrontino il vincolo di bilancio. Il vincolo delle risorse. Devi spendere ciò che sei in grado di spendere, sei responsabile di ciò che spendi. Altrimenti, guardate, io non sono assolutamente convinto, dopo 45 anni spesi a pensare a queste cose e a guardarle, che continueremo a raccontarci, ci saranno mille commissioni, mille cantone,
mille cassese, e non cambierà assolutamente niente, il meccanismo di declino continuerà, ma non per far propaganda per il mondo, perché è proprio così, perché non vedo nessun segno di miglioramento. L'introduzione nei settori che conosco bene, di scuola e università, di criteri di valutazione, chiamiamolo così, burocratico-amministrativa, negli ultimi 10-15 anni, ha migliorato zero. Zero, non c'è nessun indicatore obiettivo di performance della scuola e dell'università italiana che sia migliorato a seguito dell'introduzione di questi criteri amministrativi di valutazione. Perché? Perché non funziona, perché sono alterati e potrei andare avanti, cioè, ci sono le riserve, vabbè, lasciamo stare, altrimenti entro in questioni, il tutto costruito puramente per occultare. Io sono assolutamente dell'opinione che o si reintroduce il vincolo di bilancio, quindi un'azione politica che forse, credo che era quello che Dario prima, le tasse devono essere a fronte di prestazioni di servizi. C'è una cosa a cui sto assistendo in Italia, e forse Carlo ne sa più di me, potrà dirmi se sbaglio, sono facendo un'ipotesi, ho notato che i servizi di trasporto pubblico locale, autobus, sono diminuiti, diventati peggiori più o meno tutti i posti italiani, sto guardando, che sto passando per caso. Le frequenze, eccetera. La mia ipotesi è che stiano tagliando perché non sono in grado di gestire, sono tutti, cioè l'ATAC, vabbè, l'ATAC è il mostro, no, quella romana, ma credo che siano tutte delle, ci siano tante piccole ATAC. E la mia impressione è che la soluzione sia diventata ridurre i servizi. La mia impressione, di nuovo, sono tutte ipotesi che faccio, è che questo sia dovuto a due cose. Notoriamente, storicamente, gli autoferrotramvieri italiani, quando ero qua, negli anni 70, inizio anni 80, erano super sindacalizzati, estremamente capaci di ottenere contratti di lusso, da un lato. Dall'altro è notoria l'abitudine di non pagare. Poiché non si può, questo è un paese dove non metti l'utente di fronte al vincolo di bilancio, dice guarda, date le condizioni di lavoro dei conduttori, datele, il biglietto costa 4,50 euro. Non c'è neanche a far pagare l'euro 50, cioè, appunto, cioè perché c'è proprio la disabitudine all'idea che un servizio te lo paghi, esattamente, e quindi qual è il risultato? Non ce l'hai. Su questo credo che in realtà andassi a parlare da un'altra parte, quando hai detto sono contro le soluzioni amministrative, credo andassi a dire, io non sono d'accordo, sono d'accordo con quello che hai detto, ma credo che andassi a dire qualcosa di diverso che è poi importante. Che un sistema che è, in cui lo Stato è troppo presente, in cui ci sono troppe regolamentazioni, è un sistema che è più sottoposto al rischio di corruzione. E quindi bisogna semplificare. Però di vincolo di bilancio questo non l'avevo capito. Questo è molto importante. Io non so, la cosa importante è che queste soluzioni alla cantone, che in fondo riguardano l'amministrazione della giustizia, anche se in modo preventivo, secondo me vanno bene, non possono essere un sostituto, e questo l'ha detto anche Giavazzi nel suo libro I signori della, quello sulla burocrazia, I signori del tempo perso, sentito, no? Che appunto questa è la cosa fondamentale, è quella di semplificare, ridurre la regolamentazione, mentre un po' di regole servono, ma in Italia c'è assolutamente troppa burocrazia, troppa regolamentazione, e questa alimenta l'inefficienza e alimenta anche la corruzione. Il problema sono 10 minuti e poi chiudiamo. Il problema sono le leggi fatte male. La legge dovrebbe essere una cosa semplice. Purtroppo. Le leggi delle volte sono fatte male perché si vogliono far male. E poco perché fanno parte di una mentalità per cui se non si regolamenta tutto niente può funzionare se non è tutto regolamentato. Io adesso non devo fare un esempio, basta guardare qualunque legge come è scritta per capire che nessun ministro può onestamente capire quello che viene scritto in una legge, è tutto nelle mani dei capi di gabinetto e dei capi degli uffici legislativi. Io non conosco la mentalità degli altri paesi, ma penso che siamo tra i pochi paesi dove si fa una legge e poi bisogna aspettare i regolamenti attuativi della legge. Questo è fuori. Non si fanno delle leggi alle 3 di notte con degli errori enormi che poi devono essere. Una cosa che mi ha sempre stupito è il fatto che si fa un decreto legge e poi il governo
sottopone degli emendamenti. Ma come? Il decreto legge l'ha fatto il governo. Perché si fa? Dopodiché ho capito che si fanno gli emendamenti perché c'erano degli errori, perché le cose sono state fatte male. Allora, tocca a me. Mi chiamo Paolo Piergentini. Due cosine. Uno, vorrei tornare diciamo a quella cosa che, a cui te Michele ha accennato, è quella del problema del consenso politico. Voglio dire, che fare? Perché non si riesce lì in Italia a sostanziare un'offerta politica che porti avanti queste istanze? I ceti sociali che hanno queste esigenze, io credo che ci siano e non siano neppure banali. E però, se sto pensando a quello che sarà l'offerta politica alle prossime elezioni, mi metto le mani a capire. Ecco, questo è il primo punto. Il secondo punto è un po' minore. Lei, dottor Cattarelli, ha appena accennato al fatto del drammatico problema demografico italiano. Secondo me non è per niente drammatico, è un trend estremamente positivo quello della denatalità, che tra l'altro è un problema strutturale. Adesso stiamo a fare delle lezioni di è il trend della denatalità strutturale di tutti i paesi post-industriali, chi più, chi meno, chi più posto. E se pensiamo poi al fatto che insomma l'equilibrio ecologico di questo pianeta è uno dei fattori più problematici, è il boom della popolazione, io lo metterei come un dato di fatto che c'è un trend di denatalità che bisogna tenere. No, spesso discuto su questo punto qui, guardiamo i numeri, il tasso di natalità in Italia nel 68-69 era del 2,3, cioè per ogni donna c'erano 2,3 figli, adesso siamo all'1,35, vuol dire che la popolazione italiana si riduce. Io capisco la necessità di ridurre lo spazio, la pressione sulle risorse, però la popolazione si riduce. Siccome poi si aumenta anche l'età, l'aspettativa di vita, questo ovviamente è un fatto positivo, la popolazione invecchia. Una popolazione vecchia, di nuovo, gli studi economici farebbero vedere che è una popolazione che ha una minore crescita della produttività. I giovani tendono soltanto a essere più produttivi, ma la produttività aumenta anche più rapidamente. Il fatto poi che la popolazione si riduca, 1,38 vuol dire che 1,37 vuol dire per ogni, diciamo, coppia, due verranno suddivise soltanto da 1,37 persone, la popolazione si riduce. Questo comporta anche un enorme problema dal punto di vista pensionistico. E lì si apre il problema della possibile soluzione a questo problema tramite l'immigrazione. Adesso non voglio aprire la questione dell'immigrazione, altrimenti non diventa tardi, non finiamo più. Però io capisco che un tasso di popolazione superiore a 2 sia un problema, perché appunto la popolazione continua a aumentare. Però un tasso che è così basso è uno dei tassi più bassi nelle nazioni avanzate. In Svezia si è intorno a 1,9. In Francia si è intorno, mi sembra, a 1,6-1,7. Addirittura in Germania, che è il paese che è sempre storicamente stato più colpito da questo problema, 1,5.